Ma buongiorno, come state? Tutto bene? Insieme anche in questo martedì, con la voce un pochettino bassa, un pochettino rauca, ma non è influenza, assolutamente no, sarà che ho preso freddo a fare palestra, ma devo dire che eravate tantissimi ed è stato bello ritrovare anche delle persone che da un po' che non vedevo e poi sono riaffacciate con il martedì, anche perché erano stati via per lavoro per tanto tempo, e quindi il bello però è che comunque siete ritornate e che avete voglia di ripassare dei martedì con noi. Intanto questa mattina, cioè martedì mattina, appunto, abbiamo avuto un tema bello, non sapevo fosse così in tanti ad apprezzare questo tema, che era il tema del viaggio sì, ma il viaggio in treno. E devo dire che mi avete lasciato senza parole, basita come si dice, perché non pensavo che insomma molti di voi appunto fossero affezionati anche a questo tema, ma che soprattutto in qualche modo potessero raccontarmi, diciamo così, la loro storia legata a quello che è questo mezzo di locomozione. Tra l'altro io pure senza occhiali, quindi ciecata, ho letto insomma tutto quello che riuscivo, ma normalmente faccio un resoconto di quello che è successo. In realtà devo dire che questa volta avete dato talmente tanti tanti indizi, ecco, più che indizi avete raccontato tantissimi belli eventi che vi sono capitati legati ai treni che non posso perderli, e così cerco, vado alla ricerca insomma di quello che ci siamo detti e vado anche a carpire quali sono stati i momenti salienti. Beh, intanto, appunto, in tanti avete avuto i trenini dalla scala N alla scala Z, quindi poi si è parlato anche un po' del tipo di scala, insomma, qual era il più piccolo, qual era il più grande, i treni, il fatto di avere dei plastici, di aver avuto anche il regalo, come è successo a Megan Naturista, il plastico per la fine di terza media, un plastico che poi lui ha dato ai suoi figli e che hanno apprezzato molto, hanno giocato tantissimo. Chi invece, come Roico, anche lui aveva un plastico, in realtà poi non ci ha detto che cosa ne ha fatto di questo plastico, ma non ha potuto portare via i suoi trenini e quindi immagino che siano rimasti nella casa vecchia, come nella casa vecchia sono rimasti quelli di Alessandro, che dice: cioè, io ho avuto una collezione di soldatini, 5.000 soldatini, cioè veramente tantissimi, che ha dovuto lasciare nella casa vecchia perché cambiando casa non c'era spazio. E anche questo è un po' il problema, no? Che molto spesso insomma poi non si ha lo spazio per poterseli portare dietro. L'importante secondo me è non venderli, non darli via, tenerli al massimo, insomma, non lo so, dalle parenti, ai nipoti, ai figli, che possano continuare quello che magari è stata una passione appunto vostra. E Eugenio invece, lui aveva tanti trenini Lego, penso dei figli, e dice: fanno tanti rumori, suoni, luci, o di tutto e di più, e non so cosa farne, se qualcuno li vuole. È bello perché questo serve anche un po' per cambiarci, no? Quelle che sono, diciamo così, le esigenze, aiutarsi anche nella ricerca piuttosto che nelle donazioni. E qui è intervenuto Mega Naturista perché ha detto: va bene, ma se non sai a chi darli, che i tuoi figli non li usano più, non hai amici, insomma non hai parenti, perché non darli a quelle associazioni che cercano comunque anche sempre dei giochi, e non solo, per bambini magari un pochettino più poveri che non possono permetterseli. In questo senso sicuramente non cadrebbero in disuso, ma verrebbero ancora utilizzati da tantissimi bambini e potrebbero quindi giocare e portare un grande sorriso. Quindi grazie Mega Naturista perché ci hai dato l'opportunità anche di ricordare quanto è importante, quando non usiamo delle cose che sono ancora in buono stato, poterle, diciamo così, devolvere. Sicuramente importantissimo. E poi invece ho iniziato a parlare anche di treni, di tratte, insomma, dal viaggio dell'Oriente Express, che secondo me è carissimo, ma sarebbe un mio sogno farlo, al classico trenino del Bernina Rosso, o quello del Fogliage Azzurro di Domodossola. Ho ancora quelle tratte storiche che sono state dismesse e invece alcune tratte che sono state ripristinate, come la Cevormea o ad esempio Saluzzo, Savigliano, Saluzzo, Cuneo, altre tratte che adesso sono diventate anche piste ciclabili, come quella di San Lorenzo al Mare, o quello invece verso le Cinque Terre, altre tratte che sono diventate piste ciclabili, ne abbiamo anche tantissime noi qua, che vanno verso il Pinerolese, Villafranca, Piemonte, c'è anche un pezzo di tratto ferroviario che è diventato ciclistica, insomma ce ne sono
tantissime, e si è ricordato anche un appuntamento a Milano il 5-6 ottobre, appuntamento da non perdere per gli amanti, diciamo così, del mondo dei treni. Un'altra cosa che volevo dire, Alessandro aveva citato anche uno spettacolo teatrale per gli amanti appunto del mondo dei treni che è Binario Illegale di Marco Paolini. Ecco, io non l'ho mai visto, ma effettivamente lui dice che ama i treni sicuramente da non perdere. Poi veramente avete scritto tantissimo, non riesco neanche a trovare, a ripercorrere tutto quello che avete scritto, ma se poi entrate un po' più in quella che è la parte filosofica, in cui appunto si dice forse la persona più fortunata è stata quella che ha saputo prendere il treno, ma quel treno che arriva solo una volta. Chi ha detto sì, io l'ho preso, chi invece dice io non sono riuscita a prenderlo, ma ne ho presi tanti altri e sono contento. Chi, insomma, l'importante è non sbagliare binario, ma dico io se si sbaglia binario non importa, perché l'importante è prenderli, salire, scendere, cambiare, fa parte del cambiamento, anche il treno sbagliato alle volte, magari ci permette poi di salire su quello giusto, molto interessante. Poi chi ha fatto dei viaggi un po' particolari come Alessandro, che l'ha fatto con una gamba completamente ingessata, lì devo dire che è stato veramente difficile effettivamente fare questo viaggio. E treni che insomma ci hanno ricordato purtroppo anche le stragi, perché insomma non ci sono solo viaggi belli, ma anche viaggi che hanno portato anche a delle stragi, ma ce le ricordiamo per non dimenticare, soprattutto nei periodi, negli anni del terrorismo. E treni che invece ci permettono di vedere anche delle periferie quando viaggiamo, che insomma non sono proprio perfette e che in qualche modo dovrebbero servire anche per essere ripulite, però insomma sappiamo che chi viaggia ha uno sguardo diverso rispetto magari a chi amministra, perché magari non riesce sempre a viaggiare. Comunque il viaggio è bello perché ci permette di vedere le cose con i nostri occhi, con il nostro punto di vista e poterne cogliere, secondo me, il bene e il male. Devo dire che è un tema che secondo me dobbiamo continuare a trattare, perché avevate tantissime cose da dire, magari anche sui treni esteri, sulle città estere, come si viaggia, insomma, andare a sciorcare anche un po' questi modi di viaggiare, ma appuntamento che non dobbiamo perdere. Si è poi parlato anche di acquari, quindi diciamo così la parte dedicata al mare. Va bene, io direi che insomma torneremo a parlare ancora di viaggi, di mezzi di locomozione e non solo, magari riusciremo anche a raccontare qualche tratta particolare. Io come sempre vi ringrazio, grazie per essere stati con me anche questo martedì, ci vediamo martedì prossimo come sempre. Non so se continueremo a toccare il tema del viaggio dei treni, ma sicuramente qualcosa di bello ci inventeremo, parleremo di qualcosa che può stuzzicare, diciamo così, la vostra mente. Nel frattempo vi ricordo anche di seguirmi su Patreon, su Radio, scrivermi a macalibuno@libero.it. Un bacio, a presto. Ciao, prendete il treno, mi raccomando, prendetelo sempre, non importa dove andrete, dove vi porterà, ma voi prendetelo.